Ciao amici, benvenuti con Cena con Mauro. Oggi vediamo di preparare degli aperitivi un po' particolari. Vediamo se gli ingredienti sono 150 g di pomodorini piccoli, un pomodoro grosso, delle uova, del formaggio spalmabile, delle tagliatelle di polpo e poi gli ingredienti ve li metto sotto nell'info box. Andiamo alla preparazione. Iniziamo a tagliare l'aglio, pezzettini, due o tre parti. E poi tagliamo i pomodorini in quattro, così. Eccoli qua tutti i nostri pomodorini tagliati. Iniziamo a prendere l'olio, facciamo due giretti così, che non è molto. Poi mettiamo l'aglio e facciamo soffriggere. Ecco che l'aglio è soffritto, mettiamo i pomodori. Mettiamo il fuoco. Iniziamo a mettere un po' di sale. Riacciamo il fuoco. Facciamo andare per qualche minuto. Adesso che è andato per un minuto, mettiamo il pepe, una macinata, e dell'aneto. E adesso mettiamo il polpo. Poi per i pesi tutto, come ho detto prima, tutto in info box. Questo qua si può fare anche in condimento per una pasta. Mettiamo il fuoco, facciamo evaporare l'acqua e è pronto. Anzi, adesso gli aggiungerò ancora un po' di pepe. E basta, sono pronti così. Facciamo andare per 5-6 minuti e boom. A fine cottura mettete il prezzemolo. Se avete quello fresco meglio ancora. Ok, il nostro piatto è pronto, spegniamo il fuoco. Adesso prendiamo il pomodoro, tagliamo a metà. Con un cucchiaio o uno scavino tagliamo la parte interna del pomodoro. Cercando di non romperlo. Qua tagliamo il coltello. Il nostro pomodoro è pronto. Adesso prendiamo il sale e mettiamo un pochettino dentro così perde un po' d'acqua. Lasciamo da parte, facciamo un'altra preparazione. Adesso prendiamo un pezzettino di porro, tagliamo finemente. Passiamo ancora così. Ok, il nostro porro è pronto. Adesso prendiamo le uova. Sono a temperatura ambiente. Mettiamo due, uno a porzione. Mettiamo un po' di Santoreggia. Uno spruzzino. Pepe bianco. Non molto, il sale, mischiamo tutto.
nostro uovo è pronto, mettiamo la palla anche lui. Preso 80 g di formaggio spalmabile, mettiamo su l'origano e lo meschiamo. E poi lo mettiamo anche dentro i pomodori. Uno e uno, due. E andiamo a mescare il tutto. Se vedete che poco, ne mettete dentro ancora un pochettino. Adesso metto quello un po'. Prendiamo i pomodori e andiamo a riempirli. Così. Uno. E uno, due. I nostri pomodori sono pronti. Adesso prendiamo la pasta sfoglia, andiamo a mettere i nostri pomodori sopra, al contrario, e andiamo a tagliare via il pezzo. Così e così, facciamo così con tutte e due. Poi vediamo i lembi, facciamo tipo un fagottino, e il nostro pomodoro è pronto. Adesso tagliamo due cerchi per le nostre frittatine. Ok, prendiamo lo stampo di plum cake, mettiamo dentro. Adesso prendiamo l'uovo. Ci basta anche per un altro. Mettiamo l'erba cipollina, mettiamo il porro, non l'erba cipollina. Ok, ed infine mettiamo sul formaggio grattugiato. Bondiamo, a me piace. Ok. Riforniamo sia le frittatine che i pomodori a 160 gradi per 20 minuti. Ma dopo vediamo, poi vedete il vostro forno come va. Ecco, queste sono le due frittatine tutte pronte per prime. Adesso facciamo i pomodori e dopo le cialde. Ecco le due cialde che sono uscite, adesso andiamo a riempirle. Eccola qua. Una.
E una tua. Eccole qua, le nostre cialde. Mentre se vi è piaciuta la ricetta, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, fate quello che volete. Solti i codici. Ciao ciao!